Don Palmiro Prisutto, il nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è insediato da qualche giorno. Lei ha scritto l'ennesima lettera al Capo dello Stato per invitarlo a visitare Augusta e rendersi personalmente conto della situazione in cui vivono gli abitanti di questa città. E mi pare indubbio, perché Augusta continua ad avere sempre gli stessi problemi che non sono stati mai affrontati e risolti. Se ne parla, se ne parla, se ne parla, ma a livello di chiacchiere si può fare tutto, a livello fattivo si è fatto ben poco. La gente intanto continua a morire e di questo ne prendiamo atto. Lei ogni mese, il 28 di ogni mese, dice una messa in onore di tutti i caduti, le vittime del cancro. L'elenco è arrivato e ha superato i 700 nominativi e ancora è destinato ulteriormente a crescere. Sì. Lo faremo anche questo mese, è già trascorso un anno. Intanto siamo riusciti a creare una nuova coscienza che in città sembrava quasi impossibile. Vale a dire, c'è una parte della popolazione che ha cominciato a sgretolare il muro di omertà che avvolgeva la condizione di vita degli abitanti di questa città. Il fatto che ormai i nostri morti di cancro non sono più dei fantasmi, non è più un modo di dire ah, si muore di cancro. Sono nome e cognome, hanno quindi un nome, un volto e una storia. Ecco, questo significa che una parte della popolazione ha preso posizione. Ovviamente non è che tutti siano coraggiosi, ma in ogni caso siamo riusciti a incidere anche a livello istituzionale, perché c'è un'attenzione sul problema. Diciamo pure che forse per contestare un po' i miei dati, quelli raccolti che vengono pubblicati ogni 28 del mese, finalmente è uscito il registro tumori. C'è un'indagine in corso della magistratura, sono state fatte interpellanze parlamentari sia nel Parlamento italiano come anche nel Parlamento europeo e quindi abbiamo fondate speranze che a un certo punto qualcosa si possa muovere. D'altronde bisogna essere tenaci in certe battaglie, altrimenti si perdono. Non è nuovo, lei ha clamorose iniziative quando era parroco di Brugoli, nel post terremoto, ricordiamo le carte d'identità inviate al Capo dello Stato per sollecitare un suo intervento. Cosa le fa credere che questa volta Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, possa venire ad Augusta? Beh, intanto è un siciliano, primo. Secondo, io ho scritto che ad Augusta è in atto una violazione della Costituzione e lui ora è garante della Costituzione, ma soprattutto è un conoscitore di questa Costituzione. Sono numerosi gli articoli che qui sono stati violati in merito alla vicenda del lavoro, della vita, della salute, del territorio, del paesaggio, quindi non si può rimanere indifferenti. D'altronde il tabulato che fra qualche giorno gli invierò con i 725 nomi raccolti è un atto di accusa grave nei confronti di uno Stato che qui è presente soltanto per prendere e non per dare. Lei ha denunciato più volte questo stato di fatto, l'inquinamento che provoca la morte, ma concretamente che cosa si aspetta? Quale risultato concreto aspira lei e i concittadini che la seguono? Vorremmo una legge speciale per Augusta, vista la particolare condizione in cui questa città si trova. Intanto fermare, diciamo, la mortalità per cancro, iniziare un discorso serio di prevenzione. Non chiediamo la chiusura del polo industriale, se a quello si ci arriva bisogna arrivarci soltanto dopo il risarcimento e la bonifica, perché altrimenti se se ne vanno ora saremmo veramente, oltre il danno avremmo anche la beffa di quella feroce. Loro ci stanno tentando, ma la mia azione mira a...